Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per l'ascolto e per la vostra attenzione. Io mi presento, mi chiamo Emanuele Mangione e sono al primo anno del corso di dottorato in Medicina Clinica Sperimentale e Medical Humanities presso l'Università dell'Insubria. I miei interessi vertono principalmente su questioni di carattere filosofico e in particolare bioetico. E oggi vorrei parlarvi di un tema che personalmente mi sta molto a cuore, ovvero sia del cosiddetto dovere alla salute. Finora, specialmente in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19, che oramai tutti conosciamo, si è per lo più parlato di un diritto alla salute. E tuttavia, cosa succederebbe se, anziché parlare di un diritto alla salute, si cominciasse a parlare anche di un dovere alla salute? Per prima cosa, al fine di interrogarci su che cosa sia questo dovere alla salute, sarebbe utile chiarire cosa si intende per dovere e cosa si intende invece per salute. Per quanto riguarda il dovere, esso può essere inteso come un qualcosa che ci obbliga a comportarci nel rispetto di una data legge e che ci spinge a sottomettere il nostro volere a un comando, a un ordine, al tu devi. Ad esempio, è nostro dovere rispettare il codice della strada. Per quanto riguarda la nozione di salute, invece, distinguiamo in genere due concezioni di salute. Una concezione oggettiva di salute e una concezione soggettiva di salute. La concezione oggettiva di salute vede quest'ultima come assenza di malattie, di infermità, come valore biomedico. Stiamo oggettivamente in salute, quindi, quando non abbiamo malattie. La concezione soggettiva di salute, differentemente, vede quest'ultima come un benessere globale che si dà a livello fisico, psichico e sociale ed è una concezione che ritroviamo ad esempio nella definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, definisce la salute come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente come assenza di malattie o infermità. In quest'ultimo caso la salute e anche il corpo emergono in tutta la loro complessità, nelle loro differenti e molteplici dimensioni. E questo concetto di salute soggettivo viene padroneggiato da noi che siamo per l'appunto i soggetti. Ma visto che non potremmo mai raggiungere il pieno e più totale benessere fisico, mentale e sociale, la salute va ripensata allora come un equilibrio fra le varie dimensioni del corpo. Pertanto stiamo soggettivamente in salute quando sentiamo di avere un certo equilibrio tra le nostre dimensioni, e quindi tra la dimensione fisica, la dimensione mentale e la nostra dimensione sociale. Detto ciò, per dovere alla salute intendiamo l'obbligo, appunto il dovere, di tenerci in salute e tenere alla nostra salute, che possiamo qui intendere sia oggettivamente come assenza di malattie, sia soggettivamente come stato di benessere e equilibrio fra le nostre dimensioni corporee. Per rispondere a questa domanda, credo sia utile muovere dall'articolo 32 della nostra Costituzione, della Costituzione italiana. Esso è un articolo fondamentale che, tra l'altro, è stato frequentemente citato nei dibattiti relativi al coronavirus. L'articolo 32 della Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività." Ora, questo articolo costituisce la base di due distinti orientamenti giuridici. Il primo afferma l'esistenza di un dovere generalizzato alla salute. Il secondo, al contrario, la nega. Nega cioè che vi possa essere un qualche dovere dell'individuo a stare in salute. Più in dettaglio, il primo orientamento sostiene l'idea che ciascun individuo abbia innanzitutto dei precisi doveri, non soltanto verso gli altri, ma anche verso se stesso, tra cui il dovere di rispettare la propria integrità psicofisica e il dovere di tutelare quel bene fondamentale che è la vita, la quale costituisce la condizione indispensabile per l'esercizio della libertà e della moralità.
Questo modo di pensare risulta particolarmente evidente riprendendo la filosofia di Immanuel Kant. Kant, infatti, propendeva per un concetto di autonomia in cui era il soggetto stesso, l'autos, che si dava le leggi, nomos, e decideva da sé quello che doveva fare e come doveva agire. Non potendosi sottrarre alla sua voce interiore, tra l'altro, il soggetto aveva il dovere di rispettare se stesso e di conseguenza di rispettare pure il suo corpo, che in una certa misura gli rimaneva indisponibile, nel senso che non era una sua proprietà, esattamente come la sua vita. Del resto, non va dimenticato che la voce interiore richiama il soggetto ad assumersi le sue responsabilità, oltre che verso se stesso, anche verso gli altri. Ne segue che dobbiamo mantenerci in salute pure per evitare di compromettere la salute altrui, della collettività in generale, seguendo in un certo senso il principio del la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro. E prima ancora dobbiamo mantenerci in salute per noi stessi. Anzi, secondo alcuni filosofi, siamo naturalmente spinti a mantenerci in salute, ad autoconservarci, a preservare la nostra vita. Jean-Jacques Rousseau, ad esempio, parlava del cosiddetto amor di sé, sentimento che porta ogni animale a vegliare sulla propria conservazione. Spinoza, in maniera molto simile, faceva riferimento a una spinta all'autoconservazione, anconatus essendi. Infine, come è stato anche notato da numerose figure di spicco, come il filosofo Derrida, a ogni diritto corrisponde sempre un dovere, sicché quello alla salute sembra configurarsi come un diritto-dovere, nel senso che al diritto di ricevere delle cure quando andiamo in ospedale, ad esempio, al diritto di avere assistenza sanitaria, si accompagna il nostro dovere di salvaguardare quella che è la nostra salute. Ma se in base a queste argomentazioni si può configurare, a partire dalla nostra Costituzione, un qualche dovere dell'individuo a stare in salute, secondo un orientamento giuridico differente, non esiste affatto un autentico dovere alla salute. E ciò anzitutto perché l'articolo 32 della Costituzione non riporta esplicitamente questo dovere. L'articolo 32, infatti, non menziona alcun tipo di dovere alla salute e anzi, Come stabilisce la legge numero 219 del 2017? sussiste un vero e proprio diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, tant'è vero che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento, anche se il rifiuto potrebbe portare alla morte. Il rispetto di una decisione presa dal paziente è infatti un obbligo morale e giuridico, nonché il segno che io sto rispettando quella persona presa nella sua dignità, rispettandone la decisione. Per il Comitato Nazionale per la Bioetica, questo secondo orientamento sarebbe da preferire, in quanto, pur essendovi una certa doverosità nel conservare la propria salute, vi è tuttavia la possibilità di sacrificare la salute in vista di beni che si ritengono migliori. La salute, così come il suo mantenimento, è condizionata a diversi aspetti. Consideriamo le situazioni abitative, ad esempio. Abitare in una casa fatta di amianto non è proprio salutare, come ci si potrebbe ben immaginare, ma anche la salubrità dell'ambiente in cui viviamo, lavoriamo e siamo immersi ha un suo valore. Abitare in campagna non è come abitare in una città fortemente inquinata. Non solo, tra gli aspetti che condizionano la nostra salute vi sono anche i comportamenti individuali, gli stili di vita che noi decidiamo di assumere. E possiamo facilmente distinguere tra stili di vita salutari, che promuovono il nostro benessere e contribuiscono al suo mantenimento, e quelli meno salutari, che comportano un rischio per la nostra salute. Fare regolarmente sport è un comportamento salutare, fumare è un comportamento non salutare. Detto ciò, è vero che noi cittadini abbiamo il diritto ad avere un sistema sanitario efficiente e essere assistiti quando stiamo male, ma d'altra parte, come nota anche lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica, si esige che l'individuo si impegni a contribuire, per quanto possibile, al mantenimento della propria salute. Dunque, l'individuo deve impegnarsi a stare in salute, a mantenerla, e ciò non è una mera raccomandazione, ma è qualcosa che si esige.
Stare in salute è dunque un'esigenza, ma di chi è questa esigenza? È un'esigenza dello Stato, ma si potrebbe dire che, o dovrebbe anche e soprattutto essere, un'esigenza nostra, dei singoli individui. Ecco che allora il diritto alla salute che ogni cittadino possiede si accompagna a un dovere che il Comitato chiama dovere di solidarietà sociale. L'espressione dovere di solidarietà sociale fa pensare a dei doveri che abbiamo verso gli altri. E tuttavia il Comitato stesso sollecita la responsabilità di ciascuno di noi non solo verso e per gli altri, ma anche verso e per se stessi. Ricapitolando, dobbiamo o almeno dovremmo stare in salute per due ragioni principali, per gli altri e per noi stessi. Per gli altri, nel momento in cui, in condizioni di risorse limitate specialmente, tutti noi dovremmo collaborare per stare in salute e per non affaticare il servizio sanitario. Esemplificativa è la situazione odierna. Siamo in un periodo storico caratterizzato dalla pandemia. Siamo stati a casa per parecchi mesi, indossiamo quotidianamente le mascherine e questo per tutelare noi stessi e anche gli altri, che siano i nostri nonni o dei semplici estranei, per evitare che il virus si diffonda ulteriormente e mieta altre vittime. Ci sono stati tempi critici, poi, in cui tutti i posti letto negli ospedali erano occupati e in cui le bombole di ossigeno scarseggiavano nelle farmacie. È quindi nostro dovere contribuire nel nostro piccolo a evitare che il sistema sanitario crolli. Questo si chiama responsabilità collettiva. Per questo lo stile di vita merita di essere considerato non solo con riferimento alla persona, ma anche rispetto alle rilevanti ricadute sociali che indirettamente ritornano sulla persona stessa. Se io, ad esempio, non indosso la mascherina a scuola, non solo rischio di contagiare gli altri, di cui comunque dovrei essere responsabile, ma finisco anche per intaccare me stesso e provocarmi un danno nel momento in cui magari mi ammalo, ho bisogno di andare in terapia intensiva, ma i posti non ci sono più. Oppure io vado in terapia intensiva e sottraggo però il posto a qualcun altro che magari non ce la fa. Abbiamo quindi solo dei diritti o abbiamo forse anche dei doveri? Possiamo davvero pensare di poter fare quello che vogliamo, o il nostro agire forse ha anche delle ricadute sugli altri e su noi stessi? E non solo, il Comitato Nazionale per la Bioetica sottolinea che dovremmo stare bene prima ancora per gli altri, prima ancora per gli altri, per una nostra, prima ancora che per gli altri, per una nostra responsabilità verso noi stessi. Scrive il Comitato Nazionale per la Bioetica: la salute costituisce una delle condizioni per poter esprimere appieno la propria personalità. È la prevenzione di quella quota di fattori di rischio sanitario, ascrivibile a comportamenti individuali modificabili, produce un vantaggio personale anche in termini di risparmio di sofferenze. Ma cosa vuol dire intanto che la salute costituisce una delle condizioni per poter esprimere appieno la propria personalità? Un celebre filosofo, Feuerbach, affermava nella sua filosofia degli alimenti che l'essere umano è un essere naturale che prima di filosofare ha bisogno di mangiare, di bere, di soddisfare i suoi bisogni fisiologici. Perché se non si mangia difficilmente si può fare filosofia e se si è ammalati, beh, avremo difficoltà a scrivere un libro intubati, no? Oltretutto, come possiamo esprimere noi stessi se stiamo male? Come potrei anche fare questa intervista se stessi male? È chiaro che la salute serve ed è una base necessaria da cui partire per esprimerci appieno, cioè al meglio delle nostre possibilità. Inoltre, come sottolinea il Comitato Nazionale per la Bioetica, risulta piuttosto chiaro che se io mi muovo regolarmente, non fumo, non mi ubriaco, non ingozzo ogni giorno di patatine e dolci, posso stare più in forma, posso anche risparmiarmi alcuni problemi che chi conduce uno stile di vita non salutare potrebbe avere. Eppure, si può includere questo secondo profilo nel dovere di solidarietà sociale? Si può essere, cioè, solidari verso se stessi, laddove la solidarietà comunque richiama all'altro, all'altro da me. E non si potrebbe forse definire questa responsabilità verso noi stessi come una qualche forma di dovere, come un dovere alla salute?
Laddove lo stesso termine dovere, del resto, richiama l'assunzione di una responsabilità. E se questo nostro doverci rispettare e dover essere responsabili di noi stessi non si chiama dovere alla salute, come si potrebbe chiamare altrimenti? Tra le strategie utili a stimolare l'individuo a stare in salute, il Comitato Nazionale per la Bioetica indica un'informazione continua e corretta, sostenuta da un'importante opera di educazione. Il diritto alla salute non può prescindere dal dovere di solidarietà sociale previsto dalla nostra Costituzione, dichiara il Comitato. Tant'è vero che l'articolo 32 della Costituzione italiana considera, come già detto, il diritto alla tutela della salute sia come diritto fondamentale dell'individuo, sia come interesse della collettività. Risulta così indispensabile un lavoro educativo che renda tutti i cittadini coscienti delle conseguenze dei loro stili di vita su loro stessi e sugli altri. Ai fini di ciò sarebbe utile promuovere iniziative e percorsi educativi che dentro e fuori le scuole fronteggino fenomeni come il tabagismo e l'alcolismo, che vanno certamente contro la salute, che la si intende in maniera oggettiva o comunque anche soggettiva. A ogni modo, il dovere alla salute non dovrebbe essere assolutizzato, ma dovrebbe piuttosto essere relativo alle singole circostanze concrete, calato in situazione. E nemmeno il dovere alla salute dovrebbe essere un'imposizione calata dall'alto. Dovrebbe essere piuttosto un dovere che sentiamo dentro di noi, il dovere morale di rispettare la nostra salute, ancora una volta, per gli altri. E per noi stessi. Grazie per l'attenzione.